Adesso io faccio Chuck, tu vai con la domanda. Sì. Fotografo o viaggiatore? O tutte e due le cose insieme? Forse non si possono distinguere questi due aspetti nel tuo fare. Ma c'è stato un momento dove hai sentito più forte questa spinta? E un momento dove potevi scegliere di andare oppure di tornare indietro? Oppure scegliere la via più sconosciuta. Insomma, qual è il tuo battesimo di viaggiatore? È stato casuale perché era legato quello che uno poteva fare, perché era scoppiata la guerra tra Pakistan e India e quindi bisognava uscire dall'India in un altro modo, che è c'era, ed era andare con una, diciamo, un mezzo di fortuna, mezzo di fortuna, che da Bombay in India andava verso l'Europa e quindi arrivava in Pakistan, però il Pakistan del Sud, che è un enorme deserto conosciuto per essere uno dei posti più caldi del mondo, e quindi il viaggio dura ed è, non è molto, cioè non, uno non può rilassarsi perché c'aveva la gente, cioè quelli che approfittavano per andare a casa loro, però c'erano quelli che era un pezzo di mare molto pericoloso. Vabbè, comunque uno il giorno dopo della partenza da Bombay, uno arriva e arriva nel sud del Pakistan, che era una terra sconosciuta. E qual era la possibilità per arrivare in Iran? Era di attraversare il deserto. Che era, e io lo faccio partendo all'ora folle, tipo pomeriggio, ed era un forno reale, e arrivava alla frontiera con l'Iran. E io mi ricordo una sola parola di quello che stava succedendo, perché io volevo che il cammello andasse il più veloce possibile. Non avevo, perché avevo capito che la mia resistenza era limitata. Comunque arriviamo, la parola era Jaldi, che vuol dire vai veloce. E lui mi guardava che ero pazzo, perché eravamo in pieno deserto, in pieno, non c'era acqua, non c'era niente, non c'era villaggio. Vabbè, uno in qualche modo, io arrivo alla frontiera e lì c'è tutta la cosa burocratica, perché io non posso passare una frontiera. E lì in qualche modo io vedo oggi la nascita di un modo di essere, tutto lì. Quante volte hai dimenticato la macchina fotografica? Mai, oppure vedevo che era in qualche modo negativa, nel senso che nasceva un sospetto subito, ma io cosa stavo facendo? Stavo facendo il fotografo, di viaggio, eccetera, oppure volevo capire, perché la frontiera era una frontiera. Però ecco, questo mi ha aiutato a riuscire a mettermi in situazioni analoghe senza destare ulteriori sospetti. Io volevo fare una domanda, sì. Perché io ti ho conosciuto qua in Italia quasi dal giorno in cui sono arrivata in Italia. Ah! Oh. Sì, sei una delle prime persone che ho conosciuto. E quindi mi è venuta sempre in mente questa idea, no?
quando sei diventato fotografo? Ma io dovrei, a questo punto mi viene subito che io ho fatto il viaggiatore. Come è cominciato? Cioè, è cominciato, sono andato da quello che era il continuatore della non violenza, quindi Vinoba, quindi era incanalato già con un posto stupendo in mezzo all'India, era centrale. Quindi lì sono rimasto molti giorni finché è finito l'inverno e ho cominciato a viaggiare nel sud dell'India. Tu hai passato anche del tempo in California, no? E comunque sia, immagino che la tua cultura giovanile fosse molto ispirata, no? A quei movimenti giovanili e anche filosofici. Ma quanto c'è di Kerouac nella tua storia? No, perché eravamo così tutti quanti a Bolinas, no? Sulla costa in California, in cui succedeva di tutto, però era, come dire, una cozzaglia di grandi preparati, geniali, eccetera, però era sempre al limite. Al limite uno può dire comprensibile. Io sono arrivato ovviamente con Franco Beltrametti e subito ci siamo trovati che avevano organizzato una lettura, sì, una lettura, e io ero molto stanco anche del viaggio. E quindi quello che è successo, che io ho messo a dura prova questa logica di accoglienza, no? Come, vabbè, quindi è arrivato un altro, e loro avevano il vizio, che era un vizio reale, di fare i dolci. Ma i dolci, l'ho capito dopo, erano pieni di sostanze allucinose. Space cake. Io non, dal momento che io non avevo mai remore in mettermi in tutto quello che è possibile, quindi no, ne guadagnavo anche la foto, no? Cioè io riuscivo a trovarla, no? E fare la foto. Però ho visto subito, ma questo l'ho capito anche dopo, che erano loro che avevano un limite nel non costruire tutte queste situazioni all'estremo. Infatti io mi ricordo che mi sono messo per terra come a dormire con loro che giravano e si chiedevano chi era. Ero con Franco appena arrivati, più o meno. Vabbè, poi il ritmo era molto chiaro. No? Nelle tue foto ci sono tantissime manifestazioni in tutte le parti del mondo, manifestazioni sindacali, politiche, per i diritti. Tu hai partecipato a questi momenti forti dove le comunità costruivano praticamente delle azioni democratiche, anche in paesi dove democrazia era fragilissima o assente quasi del tutto. No, io credo che chi di dovere, cioè la zone sotto controllo militare, eccetera, si rendevano ben conto, la cosa che dovevano fare nei miei confronti era di limitare l'accesso al fatto o alla manifestazione, quello che è, cioè meno pubblicità possibile, no? Perché si rendevano conto come mi muovevo, io non perdevo un attimo di quello che dicevano e facevano. Poi
è rimasto tutto nelle mie mani e si scioglieva, diciamo, la manifestazione, però rompeva un ruolo fisso dei manifestanti e diventava un'altra cosa a seconda delle domande di come loro percepivano. Dei momenti ci sono sempre stati molto delicati, però loro avevano molto chiaro, cioè loro, quelli che mi fronteggiavano, che non aveva senso spingere, perché intanto loro le cose non le avrebbero mai, alcune mai dette, mai accennato a questo, quindi era un gioco a nascondino, no? E la cosa che mi tuttora oggi mi dà molta, cioè mi fa capire, erano molto attenti a non a limitare la mia capacità di, no, di coprire quello che percepivo era lo sbocco della manifestazione, eccetera. Quindi ero letteralmente, e loro, cioè tutti i corpi repressivi, raramente sono intervenuti brutalmente, almeno davanti a dei testimoni. Tante parti in Centro America, in Medio Oriente, in Africa, e anche processi di ricostruzione del dopoguerra che avevano portato degli effetti devastanti nei vari paesi. Ci sono stati dei momenti dove hai temuto per la tua vita? Ma questo è una bassa, non era mai dirompente, dico, perché loro percepivano come uno secondario che si trovava lì a documentare o una manifestazione o parlare con quelli che in qualche modo avevano dato tutto per riuscire a far sì che una manifestazione avesse successo, no? Perché poco a poco sono arrivati anche i grandi giornalisti, eccetera, no? Perché non era facile riuscire ad arrivare al nocciolo delle storie, insomma. Quindi c'era una discriminazione tra quelli che erano di noi più poveri e più in grado di entrare nelle storie e quelli che erano già famosi, no? Perché era uno scenario che poco a poco si è quello dell'Afghanistan a questo punto, che poco a poco entrava nelle redazioni, eccetera, perché era da una parte i russi, dall'altra parte quelli che non erano, che erano, quindi un'altra, rispondevano altre alle grandi agenzie, a seconda quanto questa conflittualità che cominciava a permeare l'Afghanistan, ognuno aveva un modo per entrare nel cuore del problema. Ma hai temuto per la tua vita o no? Quello, capisci, è un grado di pericolosità che sparisce in qualche modo. Cioè era una sensazione continua, perché in qualsiasi conflitto a fuoco
tu hai il rischio di trovarti in mezzo, no? Infatti in Salvador c'è stato, ma lì perché avevano preso una decisione pericolosissima, i olandesi avevano un piano, mi ricordo proprio che noi lo stavamo insieme a altri, perché per conto mio era una follia, perché voleva dire fare un'azione e entrare oltre le linee che non poteva non essere percepito come un atto aggressivo. E lì noi siamo rimasti scioccati, alcuni di noi che l'hanno saputo quasi subito, che non avevano fatto molta strada. E erano tutti fotoreporter o giornalisti? Sì, erano misto, erano tre, e quindi c'era gli operatori, quindi uno questo, l'altro il testo, ed erano subito, li hanno presi all'inizio e uccisi. Quello è stato uno shock. Quindi tutti quanti si sono resi conto che dovevano tener conto di come stavano le cose sul terreno, che era un rischio grossissimo, perché è chiaro che la parte, potremmo dire, che teneva le postazioni in certe parti del paese era, cioè, una... era il loro, la loro parte della loro lotta, no? Però gli altri che rischiavano continuamente, specialmente in Salvador, poi sono arrivati la presenza americana direttamente in prima persona. Questo perché noi dobbiamo ragionare sul fatto che abbiamo il Guatemala a nord del Salvador, e quindi ed erano anche loro in un terribile, perché i guatemaltechi, l'esercito, non aveva perso tempo nel cominciare a aggredire quelli che loro avevano già capito che erano i centri del paese, cioè, perché io sono stato, e qui non è che io l'avessi programmato, in Guatemala io sono arrivato in un momento che solo io ero presente o con alcuni locali sulla grande panamericana, che è la strada che scende dal confine messicano. Che cosa succede? Succede che c'era era stato dichiarato il basta avanzata verso il gruppo che operava sulla panamericana è arrivata alle porte di Città del Guatemala. Quindi io ero testimone di qualcosa che loro stessi erano. E cosa usavano loro? Le motoseghe, perché tagliavano le piante che cadevano e non c'era modo che loro le potessero spostare. E nel frattempo la cosiddetta fanteria si era arrivata a un punto dove tu avevi la visione di tutta la città del Guatemala. Però loro, questo è un appunto che io mi posso farlo per essere stato lì, non si erano reso conto che la retroguardia, la popolazione civile era completamente in mano delle che nel frattempo era arrivata sul posto da altri fronti. Quindi è stata una ritirata poi veloce, cioè, però con ma la popolazione civile era contro la guerriglia? Non aveva tempo di avere un atteggiamento, una
perché erano tirati dentro proprio, perché era la loro vita. Quindi dovevano fiancheggiare alcuni era una questione spontanea, perché erano già parte del fronte. Però lì c'è, perché io ho conosciuto dei comandanti a Managua che hanno dovuto molti scappare, e gliel'ho detto, dico, ma cioè, avevo un ruolo anche di osservatore molto attento, perché tutta la retroguardia, che era la popolazione civile, è rimasta in mezzo, capisci? Che loro avevano la possibilità di, con gli elicotteri specialmente, di portare i soldati molto più a nord. Quindi in mezzo è come un sandwich. La repressione in Guatemala è stata particolarmente feroce anche nei confronti delle popolazioni. Assolutamente, assolutamente. Perché loro in qualche modo arrivavano con delle esperienze di, in qualche modo analoghe, c'era il momento storico, eccetera. E poi erano molto... il paese... sai, il Salvador è piccolissimo, è molto piccolo, quindi è molto, molto uno sopra l'altro, quindi lo spazio di manovra... infatti il fronte più attivo era nell'estremo nord, no, dove avevano spazio per aggredire l'esercito. Tu hai visto tanti di questi effetti degli orrori della guerra. Hai visto feriti? No. Hai visto rifugiati, tanti rifugiati? Beh, quelli erano in condizioni, perché erano vulnerabilissimi. Quindi lì, erano... erano allo stesso livello di sicurezza per loro, e perché erano insieme ai militari, alla guerriglia armata, quindi molte volte pagavano un prezzo perché erano visti come della stessa gente, no, che era, quindi era molto aggressiva. Poi c'erano i fronti, perché ogni organizzazione aveva il suo fronte, teneva in mano la situazione, quindi era molto organizzato. Però le immagini che caratterizzano i vari momenti sono la popolazione civile, veramente. Nel caso mio è sempre stato strano, ma secondario in qualche modo, perché uno veniva in qualche modo era la stessa lotta, no? Perché anch'io ero in zone pericolosissime, incredibile, perché a Cipro io vado a fare i profughi in prison, e lì già c'è una scelta. Ma stai girando, no? E io, l'altra cosa, io vado a piedi. Non mi ricordo se è la prima o seconda volta che io sono a Cipro. Comunque mi dicono, la gente del posto mi dice, ma tu dove vai? Io andavo alle linee turche. Cioè io vorrei un rischio che mi facciassero subito. Vabbè. Perché ci siamo tornati una volta insieme, breve parentesi, mi ricordo, a Cipro, no? Lui mi lascia a Larnaca, dice stai qui, aspettami, e parte, e
bagni così nella parte che divide l'est dall'ovest, sarà anche che sui muri erano, lo ammazzano perché non si poteva fare così. Sì, io ecco, devo in qualche modo rendermi conto che la guerra è una guerra, esatto. Non è perché non c'è i carri armati o cavoli. No, capisci? Forse io ricordo battesimo. Ricordo una cosa. Poi vabbè, è chiaro che sono cose molto personali, no? L'impatto che per te ha avuto l'esperienza della guerra in Afghanistan. Mi ricordo quelle telefonate che una volta mi facesti dal bunker dell'ambasciata italiana sotto le bombe, no? Sì, quello è... Quello ti ha marcato molto quell'esperienza di quella guerra, vero? Ma sai, quello che io delle volte era l'ultima cosa che decidevo, di andare a chiudermi, ma è successo anche a Baghdad. Sì. A Baghdad è successo, e che è arrivato, come si chiamava lui quello? Gino Strada. E Bauro. Quindi loro avevano una dépendance che era aperta in qualche quindi modo. Era Iraq, non era Afghanistan, secondo me. Tu hai fatto anche il lavoro con Terre des Hommes, mi sembra, no? Lì. Sì, cioè, hai capito, io ero con loro, quindi la sera tutto veniva a galla, no? E cosa non era successo, cosa era successo. Okay. Quindi sempre con molta attenzione, capisci? Perché delle volte le guerre non sono all'inizio e qua, sono uno, due, tre giorni dopo si e lì è quello che è successo. Hanno chiuso in una morsa tutti i mezzi più leggeri e poi li hanno bombardati, cioè è stato un massacro. È un massacro che hai documentato anche no, in io... ospedale, sì. Ah beh, sono ospedali. Di tutti. Ed è stato molto bello perché a un certo punto questa donna mi ha quasi aggredito e gli infermieri sono subito corsi dicendo no, lui è con noi, ho capito, ma era... Il Kindi, l'ospedale, era un bagno di sangue. No? Perché non si è mai capito esattamente cosa ha significato l'arrivo degli americani a Baghdad, mai, perché è tutta un'altra storia folle. Folle. In tutti questi viaggi dove hai incontrato appunto guerre, resistenze, hai incontrato anche giornalisti, fotoreporter, scrittori e alcuni viaggiatori come te. Hai dei ricordi particolari? Ma no, chi c'era, quello che oggi è uno dei grandi fotografi, il grande, che lui lo era. Ci siamo... Sì. E noi ci siamo incontrati per caso nel sud dell'Iraq, ma dopo. E lui era tra i pochi veramente un signore. Io chi era? Nessuno. Però lui è sempre stato molto, molto attento. Lui si rendeva conto che molte volte poteva essere positivo nei suoi confronti, perché noi ci mettevamo in posti non salutari, no? Mi viene in mente il racconto su Tiziano Terzani. Ah, ma questo è in Cambogia. In Cambogia, perché lui era lì e lui era molto vicino a Sihanouk, no? Lo conosceva. E quando all'inizio io ero fuori, c'era una riunione delle Nazioni Unite, tutte le solite cose, e io ero fuori, cioè non mi avrebbe mai fatto passare. Però c'era, c'aveva una voce, lui era... E quindi
lui davanti a tutti quelli che erano fuori, la gente della città, eccetera, gli ha cominciato a fare la storia mia. È buffo veramente. Poi siamo stati la sera insieme e lui aveva sedotto i francesi che ci dessero un letto. Cioè lui era, non si fermava. Poi che ne so, vabbè, noi conosciamo quello che è il capo per le questioni delle mine, no? E la sera, Tiziano era, era nel suo milieu proprio, perché lui conosceva tutti, eccetera. E lui dice che ha salvato la sua vita perché si è messo, e questo mi ha servito a me molte volte, ridere. Ha cominciato a improvvisare, l'avevano messo al muro e era spacciato alcun tempo o alcune settimane prima, e lui ha cominciato a far cosa? A ridere, come un pazzo. E questo ha completamente... Ha cambiato completamente. Sì, sì. Perché probabilmente non erano abituati, eccetera, eccetera. Perché sai, c'era... Lui si muoveva... Sianu, che era il suo amico, eccetera, poi c'era Monique, la moglie, e in mezzo a tutta questa gente della città, lui che altro urlava, faceva, brigava, capisci? E lui, anche lui voleva andare a Paesì, no? Io non ho fatto, infatti gliel'ho detto dopo, guarda che io non è che ho fatto le scarpe. A un certo punto gli inglesi, presumo io, hanno sedotto la centralina che teneva il traffico con Paesin, Battambang e Paesin, quindi io... C'erano le zone dei Khmer Rossi. Eh sì, c'erano, e quindi l'elicottero che portava gli inglesi, che erano appena arrivati dal Kuwait, che dice, e erano loro, e loro mi hanno urlato che avevo il permesso, capisci? Poi il giorno dopo, la sera prima anche, io avevo paura che facessero un blitz a permettermi e poi giocare sul fatto che avevano un fuori di testa italiano. Eh sì, era un equilibrio molto, molto particolare. Questo è lui, poi lui faceva, e quello del ridere mi è rimasto. Allora, stavo dicendo che la casa solitaria ti accoglieva comunque, e in un certo senso il viaggio continuava attraverso le letture, attraverso letture di libri. Con Franco, certo. E stranamente rimanevi comunque connesso con gli avvenimenti, con le grandi problematiche, e ritornavi magari a trovare giornalisti, scrittori a Roma, nelle redazioni, proprio mentre magari si stava pensando di fare un grande reportage. Ma lì c'era, io avevo le mie scelte, e Prunas era un sardo, al Messaggero, responsabile dell'immagine. Lui era molto bello perché lui non diceva un cazzo di niente. E a un certo punto però si muoveva come toccava le foto, eccetera, eccetera. Sardo fino in fondo, però geniale. E poi c'è quella, poi c'era qualcuno a quella che era la Repubblica, l'Espresso. Manifesto. Eh? Manifesto. Ah, ma beh, Manifesto era, sai, era le briciole perché non aveva mai una lira. E poi io avevo Canclini, no?
Stefano, che era per conto mio il migliore di tutti, perché delle volte l'ho visto al lavoro in Israele e dovevo stare per conto mio un po' più attento, perché all'American, l'albergo era il vecchio, lì c'era uno che all'epoca era Panorama e che non era, lui era lì. Non ho mai potuto appurare quanto giocasse un ruolo o meno, perché quelli più erano tutti lì all'American Corny, all'albergo. Io no. America Latina, non solo Centro America? No, tutta. Io ho fatto delle cose in Colombia, cioè da matto, proprio senza andare nelle zone controllate, eccetera. Io ho cercato sempre di avere le immagini con la gente loro. Io ero semplicemente un witness, uno che era testimone. Questa, per esempio, questa è all'uscita. Cioè, il Guatemala ha raggiunto nella mia casistica il peggio, perché erano molto, sempre molto così, ma erano dei assassini senza limite. E ci sono alcune immagini di loro che escono dalla giungla. Questo dov'era? Questo era il dialogo della pace, no? Okay. Quindi era sopra c'erano tutti i giornalisti. Wow! Questa è uscita dalla giungla da poco, viveva in zona molto contigua. Questo è la pubblicità o l'esercito, perché c'era un partito che era veramente fascista. Aveva i rapporti con l'Europa, eccetera. L'esercito guatemalteco non ha mai andato per il sottile. Mai. Mamma mia, ma in questa di Martín Almada? In Paraguay? Lì è stato casuale, perché io ero a casa di uno legato a tutta la lotta a quel tempo durante la dittatura, quindi tutto quel mondo lì, e era che veniva inaugurato il museo di quel periodo lì. E Martín Almada, io l'ho fotografato in questo museo montato, no? E lì c'erano un po' di ambasciatori nostri, c'era quello italiano, e c'era un po', ed era perché lì vedevi cosa facevano quando mettevano le mani sui quelli che cercavano, no? Cioè, quindi la tortura e tutto. Cosa c'è vicino qua? Perché c'è qualcosa, no? La base. Vabbè, questo è il Vietnam. E sì, c'è i nomi qua. Van Lin, Ho Chi Minh, segretario, consigliere, Phan Van Dong. Ci sono tutti qua. Questo era un momento molto speciale della nomenclatura vietnamita. Che cos'è questo? Un elicottero guatemalteco dell'esercito del Guatemala. Wow. Il Guatemala, come ho detto, è appena usciti e cadono le mani le infermiere dell'esercito guatemalteco, qua. Uh-huh. Questo è per me è la situazione
dei rifugiati in Salvador. L'inizio degli incontri tramite il vescovo, con i militari da una parte e con le varie organizzazioni della guerriglia, le parti civili, i politici. Questo è l'inizio. Qui c'è la guerriglia imbosca l'esercito sulla strada che va a nord. Loro sono convinti che qualcuno gli ha dato le coordinate, che sarei io. Io devo scappare. Questo è il San Salvador, che va a nord. E quindi il momento che loro, perché hanno dei civili che li portano, non so per cosa, quindi devono uscire allo scoperto, ci vedi. Questo è, e questo è quello che succede ai, cioè non so dove era ferito, ma zona di fuoco, no? Questo è l'arrivo della guerriglia ai incontri con il governo. Io li ho convinti i giornalisti a andare lì prima, così li blocchi, perché la Croce Rossa era molto non si può. Invece loro si sono fermati, sono usciti, hanno risposto ad alcune domande e poi sono. Tanto l'incontro era molto vicino. Qui ci sono gli addestratori della CIA americani che preparano i militari salvadoregni in Honduras, questo. È molto bello perché qui lei è interrogativa, cioè come dire, è questo? Perché è abituata ed è... Chi è lei? Andati noi. Questo qua. Questo è l'anniversario vietnamita con l'attuale segretario. Ma di che anno stiamo parlando qua? Segretario del Partito Comunista Vietnamita. Ah, 80, sì. E più volte, una volta perlomeno, si è parlato del termine magia, no? E in effetti tutto il tuo racconto è un racconto quasi magico, no? Di attraversare le frontiere, sfidare le frontiere, riconoscere che la storia non la fanno gli stati che tracciano le frontiere, ma la fanno i popoli, che insomma, è una cosa molto importante, no? E la magia emerge anche poi il modo in cui tu hai sviluppato una capacità quasi sensoriale di connessione con i soggetti del tuo lavoro, ma anche le reti di conoscenze, di contatti, di affettività praticamente poi che hai sviluppato. Assolutamente, certo. Però poi io non ho mai messo dei veti, cioè chiuso, non mi sono mai chiuso. Quando io volevo fare chiaramente la parte nord dell'Afghanistan, che è la più chiusa, perché i russi avevano controllato tutto, quindi io poco a poco, come al solito, sono arrivato in zona, capito? E mi sono trovato lì su un prato, con questa vista incredibile della frontiera con la Russia da una parte, e il Pakistan dall'altro, cioè un posto unico, stranissimo. E io, loro hanno quello del che non è tabacco, quello che loro si sniffano. E io mi sono messo per terra su questo prato e ho detto. No, io ero assolutamente.
assolutamente tranquillo, nonostante che ovvio che quello che loro usano ha dentro una componente narcotica fortissima, no? Perché loro, e loro ovviamente erano lì a guardare questo bianco strano che era lì. Si è mangiato le torte corrette a... voilà, certo.